Posti in piedi all'Aquila per celebrare i 2 anni di governo Meloni con esponenti locali, regionali e nazionali di Fratelli d'Italia e di tutta la coalizione, il ministro della cultura Alessandro Giuli, amico speciale dell'Aquila. L'esecutivo sta andando bene naturalmente, il merito è dell'esecutivo visto che mi sono appena insediato. La cosa bella è che si cominci a spiegare, a celebrare con una prospettiva ovviamente, i risultati di governo in Abruzzo e all'Aquila in particolare, che conosco come sapete come ex presidente del Maxi, e quindi vengo con insomma, contentezza raddoppiata qui a parlarne. Se si incastrano bene, non possono che incastrarsi bene. Cercherei di sottolineare l'aspetto estremamente positivo, quale che sia l'esito, il fatto che l'Aquila sia capitale della cultura e che Pescara sia in competizione per essere la successiva capitale dell'arte significa che l'Abruzzo sta vivendo un momento magico. Chi governa l'Abruzzo lo sta governando bene, chi governa l'Aquila e Pescara lo sta governando magnificamente, quindi c'è un grande dato positivo. Questo lo dirò in Parlamento tra pochi giorni, ho già avviato, come sapete, con le linee programmatiche un ragionamento. Diciamo che tutto sarà più chiaro quando la legge di bilancio avrà preso forma, però sicuramente di politiche culturali in continuità con i risultati di Gennaro San Giuliano, che adesso andiamo a illustrare, ce ne saranno e saranno sempre molto intonate a rafforzare tutti i presidi culturali, soprattutto quelli del territorio. Un tempo utile per fare un bilancio delle attività, delle riforme, dei tanti risultati portati a casa a livello nazionale ma anche per l'Abruzzo, regione alla quale ormai il governo Meloni guarda con grandissima attenzione, passando pure per il prossimo G7 di Pescara. Un ponte è quello tra il governo nazionale e l'Abruzzo che è stato fondamentale per portare a casa risorse e mettere in campo progetti strategici di diverso tipo, protagonista non solo Fratelli d'Italia ma l'intera coalizione. Presidente Marsilio, 2 anni di governo Meloni, 2 anni in cui soprattutto per l'Abruzzo insomma c'è una grande credibilità, tante cose fatte, un ponte fondamentale con il governo centrale. Sì, una stagione d'oro da questo punto di vista. Abbiamo come non mai avuto da parte del governo italiano attenzione verso il nostro territorio, che si è tradotta in fatti concreti, non sono state soltanto le decine e decine di occasioni in cui praticamente tutto il governo è venuto in Abruzzo. In questa settimana avremo anche il G7 a Pescara, altro segno di attenzione per il nostro territorio da parte del governo, però sono provvedimenti concreti sulla ricostruzione sismica. Ad esempio, negli anni passati i sindaci dell'Aquila, i presidenti della regione devono andare col cappello in mano a pregare nelle commissioni di avere l'emendamento approvato magari il 31 di dicembre, lasciando nell'incertezza tutti gli uffici, i cittadini, le aziende e le imprese. Questo non succede più. Quello che serve per la ricostruzione sismica adesso, in questi ultimi 2 anni, si scrive direttamente nella legge di bilancio e non c'è bisogno di pietire emendamenti. Abbiamo risolto problemi che attendevano da 40 se non 50 anni di essere affrontati, vedi la vicenda dell'asse attrezzato a Pescara, dove abbiamo ottenuto gli stanziamenti per pagare gli espropri e chiudere un contenzioso che ha avuto come effetto quello di mettere a terra tutto il consorzio industriale che vive tra i due capoluoghi di provincia, tra Chieti e Pescara. Cioè, queste e tante altre occasioni hanno dimostrato la grande sensibilità, la grande attenzione e la proficuità di questo rapporto, l'investimento che abbiamo fatto anche chiedendo e ottenendo dal presidente Meloni di poter essere eletta in un collegio abruzzese, e credo che questo rapporto di fiducia, questo investimento politico stia portando grandi benefici a tutto il nostro territorio. La fiducia nei confronti di questo governo è stabile, se non addirittura in crescita. La fiducia in Giorgia Meloni, persona, politico, amministratrice, storico rappresentante e leader del centrodestra italiano, ma anche quasi europeo, possiamo ormai assurta gli onori della cronaca come la leader che non è scesa nei sondaggi ma addirittura ha cresciuto la sua popolarità, testimoniano un lavoro fantastico che si sta facendo soprattutto all'estero per ridare credibilità a un'Italia che non giocava le partite più importanti e soprattutto una credibilità europea. Un bilancio intenso, fatto di concretezza, di risultati, di aver riconsegnato all'Italia quell'autorevolezza che mancava da anni, ma soprattutto di aver lavorato sulle temi importantissimi come lo sviluppo economico,
come l'attenzione alle famiglie, alla sanità e soprattutto di aver tolto quegli sprechi, quei finanziamenti a pioggia che avevano caratterizzato i governi giallirossi per concentrare quelle risorse che ci sono per la crescita economica dell'Italia. Un risultato importante, stiamo attuando il nostro programma di governo e finalmente l'Italia è tornata a crescere. 2 anni di governo Meloni, 2 anni importanti, ponte con l'Abruzzo fondamentale, strategico anche per portare a casa tanti risultati operativi, anche poi il vostro lavoro a Roma ha certamente influito per la nostra regione. Il gruppo parlamentare abruzzese di Fratelli d'Italia, dico di tutto il centrodestra perché oggi è una bella manifestazione di centrodestra, lavora tutti i giorni per essere quel ponte di collegamento utile che forse per tanti anni non c'è stato. Sono stati fino ad oggi 2 anni esaltanti con tanti risultati riportati a casa. Io penso la madre di tutte le battaglie sono le riforme, come la riforma fiscale che sta facendo vedere i propri effetti già da diversi mesi. E poi tutto ciò che riguarda l'Abruzzo, l'attenzione molto costante sulla ricostruzione, sui piccoli centri, sulla sanità e cercando tutti i giorni di inserire nei provvedimenti utili delle scelte e delle decisioni utili per il nostro territorio. E poi voglio mettere in evidenza come questo grande lavoro della Premier Meloni ha fatto tornare in auge e la centralità dell'Italia e del governo italiano non solo in Europa ma direi nel mondo. Proprio nella giornata di ieri la professoressa Paola Severino ha firmato la convenzione con cui vengono assegnati 20 milioni di euro al Comune dell'Aquila per la realizzazione del polo territoriale della pubblica amministrazione in città. Negli ultimi anni, come ben noto, grazie al governo Meloni abbiamo avuto un incremento essenziale dei fondi per i bilanci degli enti locali interessati dal sisma 2009, questo stanziamento è diventato stabile, ci sono state date certezze, dobbiamo ancora lavorare su alcune questioni che ci riguardano, ma devo dire che la stabilità del governo ci consente di programmare con serenità e con fiducia. Ma il governo nel momento in cui si è insediato ha iniziato a ricostruire una politica industriale attraverso l'istituzione di tavoli di settore specifici, anche con un tavolo dedicato all'automotive, perché conoscevamo i problemi a cui si andava incontro con il Green Deal europeo e ha istituito anche un tavolo specifico con Stellantis che non ha prodotto buoni risultati e si sta vedendo in questi giorni. Il settore dell'automotive è un settore profondamente in crisi, il governo solo quest'anno ha messo 1 miliardo di incentivi per l'automotive. E Stellantis non ha mantenuto le promesse che aveva fatto per poter aumentare la produzione di autoveicoli e invece ha diminuito questa produzione di autoveicoli e quindi adesso ci sediamo nuovamente intorno a un tavolo perché le dichiarazioni che sono state fatte in Commissione riunite Camera e Senato sono davvero imbarazzanti. Stellantis continua a chiedere all'Italia incentivi per vendere auto elettriche, le auto elettriche non si vendono, gli italiani non le vogliono, ma non le vuole più neanche l'Europa, gli Stati Uniti e anche la Cina sta un po' diminuendo le vendite di veicoli elettrici. Ma una coalizione coesa che chiaramente punta a governare 5 anni, in questi primi 2 anni abbiamo raggiunto tantissimi risultati che hanno proiettato l'Italia verso il futuro, un'Italia che è tornata a correre su diversi campi, pensiamo anche agli ultimi provvedimenti, quelli che fanno riferimento alla questione idrica con investimenti che fanno riferimento ad un piano che è stato elaborato che di oltre 12 miliardi, pensiamo alle tante iniziative che ad esempio in agricoltura sono state portate avanti dove abbiamo potenziato tanti interventi da un punto di vista economico su settori strategici come la meccanizzazione, la ricerca, l'innovazione tecnologica. Pensate che l'anno prossimo dovremo arrivare a circa 70 miliardi di esportazioni per quanto riguarda i nostri prodotti agricoli e segnerebbe un nuovo record. Quindi credo che l'Italia è tornata a correre, abbiamo fatto un grande lavoro e chiaramente questo deve essere di buon auspicio per fare ancora meglio nei prossimi 3 anni. Guardi, io ne voglio identificare 3 che danno il senso di un cambio di rapporto e anche di considerazione per la regione Abruzzo.
Allora, la prima è l'effettivo finanziamento e sostegno alla realizzazione del collegamento ferroviario moderno, chiamiamolo Pescara-Roma, in realtà le città toccate da questa infrastruttura sono molto di più. La seconda è l'attenzione sia legislativa che economica alle fasi di ricostruzione dei due crateri del sisma 2009 e 2016, e la terza è la disponibilità a firmare un fondo di sviluppo e coesione molto importante per le opere dell'Abruzzo. Spero, anzi sono certo, che ci sia la medesima attenzione nell'aiutare l'Abruzzo nella crisi Stellantis, che è qualcosa che ci preoccupa molto. Quindi mi pare di poter dire che il governo Meloni, ovvero il governo di centrodestra, ovvero il governo Meloni, Tajani, Salvini, abbia fatto molto bene all'Abruzzo. Diciamo che la coalizione è unita, d'altro canto l'alleanza tra Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega è un'alleanza che viene avanti da tanto tempo, da tanti anni, consolidata da una serie di esperienze in tante amministrazioni locali, in tante regioni. E questi due anni sono stati anni positivi, con la Premier Meloni che ha saputo ben rappresentare tutta la coalizione a livello internazionale. Il ruolo certamente del nostro leader nazionale Antonio Tajani è stato importante anche per lei, perché il ruolo di ministro degli affari esteri, da profondo conoscitore di tutte le cancellerie europee, è stato particolarmente utile anche per la Premier Meloni, che era sempre stata all'opposizione fino a prima dell'esperienza di governo, e pertanto avere una figura come Antonio Tajani che potesse aprirle le porte anche lì dove magari era meno conosciuta era sicuramente un fattore importante. Ma il giudizio lo devono dare i cittadini, naturalmente in parte lo hanno già dato, perché le elezioni europee hanno visto comunque una progressione della maggioranza di centrodestra. Nei temi dei quali mi occupo, che sono quelli dell'economia e della finanza, non è possibile negare che ci siano dei progressi oggettivi. Le economie più considerate una volta più importanti, più rilevanti, come quella tedesca, sono in recessione. Noi cresciamo, abbiamo conti attivi con l'estero, stiamo in qualche modo procedendo verso un percorso anche di risanamento delle finanze pubbliche, siamo riusciti a portare in Europa la nostra autorevolezza dicendo no ad alcune cose molto pericolose come la riforma capestro del trattato MES. Le aspettative dei cittadini sono volte all'ottimismo. Non vedo come si possano negare questi fatti, che testimoniano il successo di un approccio improntato al pragmatismo e alla valorizzazione di tutte le energie sane del Paese, che sono tante e troppo a lungo sono state compresse dai governi di sinistra. Io penso che anche il percorso che questo governo sta cercando di fare con la coalizione più coesa è di una riforma delle istituzioni, che significa far funzionare meglio il Paese in tutte le sue articolazioni. Problemi seri che meritano una particolare attenzione. L'ho ripetuto questa mattina in occasione di questa manifestazione per celebrare i due anni di governo Meloni, di governo del Paese. Esprimo solo soddisfazione per l'autorevolezza che il nostro Premier Giorgia Meloni ha anche in questo momento nelle crisi internazionali, e sicuramente l'Italia gioca un ruolo da player protagonista. Nella partita della Commissione europea, pur rimanendo sulle posizioni storiche del centrodestra italiano, abbiamo avuto un ruolo importante nella formazione della Commissione, e un ruolo importante l'ha avuto Giorgia Meloni. In questo momento stiamo affrontando una partita difficile, che è quella della legge di bilancio, con una condizione dei conti pubblici italiani di grande difficoltà, non da ora. E io credo che anche questo sia un segno del centrodestra, perché voglio dirlo anche a tutti gli amici che storcono un po' il muso: il rigore è un pilastro culturale storico della destra storica italiana. E il rigore è un dovere verso le generazioni future, e questo atteggiamento responsabilizza anche la classe dirigente locale, che deve continuare a sostenere questo governo, deve cercare di rendere più efficienti i servizi
con le risorse disponibili. Questo lo dobbiamo non al centrodestra e nemmeno al Premier Meloni, lo dobbiamo all'Italia.